manovra la palla d'Ossena verso Gentile, Conti lancia verso Gentile, anticipo di Letnik, riprende d'Ossena, si fa soffiare la palla, Augustin in attacco, Klein e poi c'è un cross sul fondo con palla mantenuta in campo da Conti, Altobelli, D'Ossena che apre per l'inserimento di Gentile, ma c'è un fallo su D'Ossena, calcio di punizione in favore della squadra italiana. L'ha battuto Marini, Scirea, Conti, Scirea sulla destra, Conti, il passaggio di Conti è contenuto e rinviato da Bononi che manda al contrattacco Joelcao che viene prima preso per la maglietta da Marini e poi messo giù da Cabrini. Anche i rumeni adesso provvedono ad una sostituzione. Il gioco è fermo. Esce Augustin. E al suo posto entra Andone. Ecco che il gioco riprende con Balaci, esce molto bene Altobelli che manda in attacco D'Ossena, il passaggio di D'Ossena è su Rossi, Rossi e Altobelli anticipa il portiere in uscita, calibra il pallonetto che termina alto sulla traversa. Rivediamo questa azione, forse è l'unica cosa bella fatta dalla nostra squadra. D'Ossena verso Rossi che un po' strattonato non prende la palla, arriva Altobelli che salta il portiere, purtroppo per noi salta anche la porta e la palla è sul fondo. Balaci non controlla un pallone e il fallo laterale è per noi. Avete messo in gioco Gentile su Scirea. Mancano 10 minuti alla fine. Perdiamo per 1-0 a Bucarest. Rilancio di Gentile, Altobelli molto bene. Poi Cabrini ancora verso Altobelli che aggancia ma su di lui interviene subito lo stopper Iurgulescu. Sul rilancio del portiere riprendiamo ancora il pallone, lo porta in avanti D'Ossena, gli subentra Conti, Tardelli tenta un colpo di tacco, fermato, allontana Andone, il nuovo entrato Kamataru verso il centro, due interventi di Cabrini, poi Conti e l'arbitro lo ferma. Sinceramente non abbiamo capito il perché. Mentre un altro rumeno è piombato a terra, questa volta non c'è stato nessun intervento dei nostri, si tratta di Bononi.
Ecco che si rialza, Boloni riprende il suo posto e la partita riprende con quel calcio di punizione che l'arbitro ha segnato alla Romania durante quell'azione in area di Conti. Eccolo battuto con uno scambio e sull'attacco in pressing di Tardelli il portiere manda lunghissimo in area e Scirea alleggerisce il calcio d'angolo sull'attacco di Klein. È il 38esimo minuto, dalla bandierina Palaci accanto a lui Klein, Palaci indietro verso il terzino Rettich, palla a spiovere, al volo indietro Kamataru, sull'arrivo di Cabrini Kamataru spara alto sulla traversa. Collovati, palla lunghissima in area, il colpo di testa di Rednich riesce a evitare il fallo laterale, Palaci all'altezza della sua area di rigore manda la palla verso la metà campo. Ripresa il gioco di Gentile, Tardelli tenta il tiro, esce il portiere, c'è fallo sul portiere, giusto. Sono intervenuti due giocatori, erano Altobelli e Tossena, e hanno spostato il portiere che stava prendendo la palla alta. Su un'azione simile avevano segnato un gol i rumeni all'inizio della partita, eravamo ancora sullo 0-0, ma era stato spinto nettamente in porta sull'intervento di Stefanescu e quindi l'arbitro ha annullato il gol. Collovati, Altobelli, Gentile, Cabrini, si intromette fra i due Joel Gau, riesce a allontanare la palla che viene ripresa da Tossena, Marini, non passa Marini la guardia di Palaci. E poi c'è un fallo commesso su Tossena che rimane a terra. E adesso sono guai perché non possiamo più sostituire uomini, abbiamo effettuato le due sostituzioni, entrambe per infortunio, ad Antonioni e Bettega, adesso c'è a terra Tossena. Ed è il 41esimo minuto del secondo tempo, 1-0 per la Romania. Tossena si riprende, per fortuna può continuare a giocare. E per il fallo subito l'Italia batte un calcio di punizione. Rossi, anticipo di Boloni in fallo laterale su Tossena, rimessi in gioco di Rossi, no, che lascia l'incarico a Gentile. Conti, rilancio in avanti di Cabrini, Gentile, retrocede con la palla a Boloni, è attaccato da Conti, disimpegno di Boloni, riprende la palla a Conti, Gentile, Conti, e c'è un intervento di Conti che l'arbitro punisce contro la Romania, però perché è stato Palaci, anzi Boloni, ad abbassare la testa mentre Conti colpiva la palla, quindi il gioco pericoloso l'ha commesso Boloni.
norma di regolamento precisa, batte la punizione Gentile, piove un pallone in aria, lo para indisturbato il portiere Moraru e lo rinvia lunghissimo. Alleggerisce Scirea sul lungo pallone, Marini Gentile prova un serrate, la nostra squadra, il lancio di Marini è un serrate fatto di volontà, di nervi, ma naturalmente non c'è lucidità e ci sono anche falli inutili adesso, diciamolo, perché Cabrini adesso ha messo a terra palla C e non c'era nessuna necessità. Francesco provvede a un'altra sostituzione. Esce Geolgau, eccolo, lo vedete avviarsi verso la panchina. Vediamo da chi viene sostituito, mancano ormai pochi secondi alla fine. Entra Sirtu, mentre ecco il calcio di punizione è battuto. Baloni non aggancia la palla, Balaci, la rimessa in gioco sarà della squadra italiana mentre comincia l'ultimo minuto della partita. Riceve un intervento irregolare tra Palaci e Baloni, calcio di punizione, i raccattapalle sono completamente scomparsi, che in un incontro internazionale è un fatto un po' insolito. Malinteso tra Altobelli e Tardelli, fallo laterale per i rumeni. Mentre sugli spalti si accende una pittoresca fiaccolata a salutare la vittoria della squadra rumena sui campioni del mondo. Fallo laterale su Kamataru, ha messo fuori la palla con Novati. Il tempo regolamentare è scaduto. Aspettiamo soltanto il fischio dell'arbitro. Kamataru, un altro fallo inutile commesso su Kamataru. Mentre Baloni allontana la palla dal punto dove deve essere battuta la punizione. Ecco la punizione, l'aveva subita Caprini, Marini su Conti. Conti a seguire, la palla è fermata da Klein che apre su Baloni. Klein non riesce a effettuare il cross, ha commesso anche fallo, concesso un fallo a nostro favore, battuta la punizione, siamo già oltre il tempo regolamentare, ferma la palla Palaci. Colpo di testa di Gentile, Caprini, Gentile, palla in profondità, scatta Rossi, è preceduto dal libero e capitano, era Stefanescu. Con Novati, ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Abbiamo perso a Bucarest, forse l'ultimo autobus per andare alle finali in Francia l'anno